Ciao a tutti. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto un accenno su come, su quale dovrebbe essere lo spirito che anima Surf Castman, insomma, rispetto a un pescatore occasionale, diciamo così. Vi avevamo promesso parecchie novità, sono tutte in essere. Abbiamo iniziato con Matteo Baldini, che è un biologo marino, però stiamo andando avanti, nel senso che stiamo parlando con altri ingegneri, professionisti in varie discipline, che a breve ci raggiungeranno qui su Zoom per chiarire dei concetti e approfondirli in modo scientifico e non solo così per sentito dire o per esperienze, tenendo presente che noi per avere un conforto che dia una certa garanzia, abbiamo bisogno di decine d'anni di battute di pesca. Un biologo marino quelle cose le ha studiate, fanno delle ricerche in larga scala. E quindi sono sicuramente delle informazioni molto più precise e più immediate. L'importante è saperle ascoltare, perché per esempio nella puntata della Spigola si è parlato di tanti aspetti di questo predatore. Però ho visto che molti dai commenti hanno recepito solo una piccola parte. Mi spiego meglio. Hanno recepito la parte secondo la quale la spigola grossa andrebbe rilasciata. Cioè, di tutto il resto non hanno sentito nulla. E questo, cioè, mi lascia un po' perplesso, però voglio dire, non sono d'accordo che molti non siano d'accordo, insomma, su questo modo di procedere, sullo spingere l'etica, sul cercare di rispettare il più possibile l'ambiente marino, però almeno sentire un po' tutte le informazioni che invece possono tornarci utili anche a pesca, perché noi alla fine quello facciamo, no? Raccogliamo delle informazioni che poi ci tornano utili a pesca, ci danno delle risposte a delle domande che sono di difficile interpretazione e difficilmente trovano una risposta affidabile con le nostre battute a pesca, insomma. Quindi ci stiamo lavorando e io credo la settimana prossima riusciremo già ad avere una scaletta, perché poi sono tutte persone molto impegnate, nel senso che fanno corsi, insegnano. Hanno degli impegni la sera anche, per esempio, Matteo Baldini fa corsi al Vigili del Fuoco. Insomma, sono tutte persone che hanno molto impegnate, per cui non sono disponibili a giorni fissi come invece possiamo essere noi, insomma. Per cui faremo una scaletta in modo da riuscire ad avere la possibilità di programmare un minimo di serie. Per cui spero la settimana prossima di dirvi qualcosa di più. L'importante è non sentirsi toccati dalle cose che vengono dette, perché noi ragioniamo un po' a modo nostro. Siamo, non che gli altri non lo siano, però siamo molto rispettosi, insomma, dell'ambiente che non ci appartiene. Se a qualcuno, insomma, dà fastidio questa forma di rispetto, il rilascio delle prede dei grandi depositori, eccetera, eccetera, può anche saltarlo quello, insomma. L'importante è che se gli fa piacere si scopre anche tutto l'aspetto scientifico, che invece
ci spiega il perché della presenza, il perché del sesso, il come percepiscono le esche, come, cioè c'è tutta una serie di informazioni che ci tornano utili. Quindi so, seguitele tutte le cose, senza guardare solo la cosa che vi tocca, vi infastidisce e poi imbizzarrirsi su questo, perché questo non è proprio sinonimo di maturità come pescatori, eh? Quindi noi andremo avanti ad alto livello, faremo un lavoro che non ha mai fatto nessuno finora, quindi per i più curiosi è sicuramente eccellente. E siccome il self-castman vero in genere è curioso, noi a lui ci rivolgiamo, a questo tipo di appassionati che sono curiosi e vogliono capire bene l'ambiente dove andiamo poi a lanciare le nostre esche. Allora, oggi volevo fare un discorso invece un po' diverso. È un discorso ricorrente questo, soprattutto tra le nostre chiacchierate, che è quello del come proteggerci dalle intemperie. Noi sappiamo bene che andiamo a pesca dall'autunno alla primavera inoltrata, quindi sono stagioni per normalmente più piovose, poi il freddo dell'inverno, poi di nuovo le prime sciroccate di stagione in primavera con le piogge che infastidiscono, e per cui per poter andare a pesca in tranquillità ci vuole anche un'attrezzatura adeguata, che non è esattamente canne, mulinelli, esche, terminali e boh. Servono dei ripari, serve un abbigliamento che abbia determinate caratteristiche. E siccome qui siamo comunque 18, voglio dire, abbiamo sempre con la nostra solita consuetudine, cioè di aprire un dialogo fra tutti. Abbiamo la possibilità di capire un attimino come siamo attrezzati noi. Da qui sicuramente ne salteranno fuori dei consigli utili per tutti, che ci permettano sia di acquistare dei prodotti che funzionano veramente, e sia probabilmente anche di risparmiare qualcosa, perché l'abbigliamento tecnico costa, questo lo sappiamo tutti, però ci sono delle possibilità che ci permettono di risparmiare. Ora, uno di noi che sicuramente sta sempre in giro per internet a controllare, conosce vita, morte, miracoli di tutti, è Andrea Grevi, e io pregherei lui di iniziare questa serata, insomma. Vai, Andrea. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto quando si parla di abbigliamento invernale, visto diciamo la stagione che si va ad affrontare, è bene anche fare secondo me un distinguo iniziale tra tipi di abbigliamento che proteggono dall'acqua maggiormente e altri tipi di abbigliamento che proteggono più dal freddo, perché le due cose non vanno, diciamo, molto bene d'accordo, perché ci sono membrane che vanno ad avere un'ottima protezione per quanto riguarda la protezione dall'acqua, quindi con un alto livello di impermeabilità, ma al tempo stesso sono traspiranti, quindi molto spesso però sono leggere come costruzione. Mentre ci sono tipi di abbigliamento tipo molto più pesanti, quindi con maggiore protezione dal freddo, che ti permettono veramente di stare in spiaggia tranquillamente anche in nottate molto fredde, però se il meteo cambia non hanno tutta questa grande impermeabilità. Quindi diciamo un iniziale distinguo, diciamo, penso sia questo. Due consigli personali, poi ce ne sono veramente tantissime possibilità sul mercato,
e anche in base al budget che uno vuole, diciamo, investire sul, cioè chi è più freddoloso e chi è meno freddoloso. La Norfin che vedete qui alle mie spalle è una delle tute con il maggior grado di tenuta al freddo, perché veramente ti permette di stare in spiaggia con temperature quasi potate, però allo stesso tempo non ha un altissimo livello di impermeabilità. Finché è pioggerellina leggera la sopporta bene, quando diventa troppo pesante la pioggia tende un po' a inzupparsi, tende a inzupparsi e appesantirsi, però devo dire che non passa l'acqua dentro, almeno per le mie occasioni, che insomma dove l'ho testata. Un'altra tuta che va per la maggiore è la IMAX, rossa e nera, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, però da quello che ho sentito dire un po' da tutti gli amici che ce l'hanno, è un po' pesante, goffa e ci sudi veramente molto dentro, perché non è per niente traspirante. Quindi si va a analizzare via via le varie pecche che possono avere un po' tutte le varie tute. Ottimo rapporto qualità-prezzo è quella di Decathlon, della Tribord, che molti di noi qui dentro hanno e che penso a breve mi appronterò ad acquistare anch'io, che ha un'ottima protezione dall'acqua veramente, e non è pesantissima per quello che ho visto io, però insomma dai feedback di chi ce l'ha qui dentro è veramente molto interessante. Personalmente tenderei a lasciare un po' da parte tutte le varie tute dei brand tra virgolette più famosi italiani e non, perché molto spesso è roba straprezzata e di qualità non eccelsa. Io non ho analizzato tante in questi anni, ci sono tute validissime, ad esempio della Daiwa, che costano delle cifre però impressionanti, roba tipo 300-400 euro, quindi se uno ce li ha ben venga e se li spende come vuole, però dato che ci dobbiamo andare a raffrontare con portafogli diversi è bene dare un po' tutti i vari range di prezzo possibili, ecco. Poi a voi la parola se avete altri consigli da dare. Tommaso Giardino, dove sei? Perché tu sei uno che, insomma, di abbigliamento un po' ne tratta, nonostante il tuo settore sia un altro. Devi dire che non ho spesi tanti di soldi per l'abbigliamento per cercare qualcosa che fosse utile per la nostra pesca. Io vorrei ricordare la frase che mi disse un amico, che se c'è l'abbigliamento giusto, la tenda giusta, quando anche il tempo non è per niente clemente, te puoi stare a pesca. Se non sei ben vestito, ben protetto, sei costretto a venire via quindi non sei lì magari quando dovresti essere a livello di pesce e di condizioni. Quindi io sono stato la prima bisteria che ho preso, è l'IMAX che diceva prima Andrea, tiene molto caldo quella lì rossa e nera, però anche all'acqua è abbastanza, ma il problema grosso è che non traspira per niente, è come stare dentro una busta. Quindi muovendosi, toccando le superfici interne dei gomiti, delle ginocchia, si bagnano le ginocchia, i gomiti, i fianchi, dove uno è dove insomma la tuta ci attacca addosso, e quindi quando si arriva poi ad andare via siamo comunque bagnati, anche se sono del nostro sudore, ma non è bello. E poi ho provato appunto quella del Decathlon, come hanno provato altri amici pescatori, ho detto voglio provarla anch'io, e ho preso quella del Decathlon, che è la Tribord della 500, che ha una alta tenuta alla pioggia, veramente ci ho preso delle acquate mostruose e non mi è passato neanche una goccia d'acqua, e non ho fatto neanche una goccia di sudore dentro, quindi molto traspirante. Ora, sul Decathlon parlavo appunto
di come controllare quando un vestiario è impermeabile e traspirante. Per la traspirazione c'è l'unità di misura che si chiama RET, quindi se è meno di 12 RET vuol dire che è molto traspirante il vestiario. E, mentre invece le colonne d'acqua sono quelle che ci indicano quanta acqua può sopportare il vestiario. Quindi mi pare che quella della Tribord faccia 5.000 colonne d'acqua come la IMAX, perché anche la IMAX è 5.000 colonne d'acqua e la tenuta all'acqua è la stessa, però è molto più traspirante. Di contro Shaq è un po' più leggera, ovviamente. Quindi mettersi sotto un abbigliamento tecnico anche da sci, io ho trovato sempre gli Aldecathlon una calzamaglia e una maglietta diciamo tecnica che mi tengono abbastanza caldo, con una felpa e sotto i pantaloni della tuta. L'importante è vestirti un po' a cipolla, come si suol dire, quindi quando uno poi è a caldo si può togliere qualche indumento lasciandosi però poi la salopette e la giacca. Un'altra cosa negativa della IMAX è che, essendo pesante la salopette, a me personalmente mi faceva sempre venire un mal di vita, perché i lacci che tendono a caricare sulle spalle, e quindi mi faceva venire il mal di vita. Con quella della Decathlon non ho più avuto questo problema. Ci sono molto abbigliamento, c'è non specifico per la pesca, che è ottimo, e il Gore-Tex è anche ottimo, però ovviamente è un tessuto che costa abbastanza, però è fra i migliori che c'è. Io volevo dire un'altra cosa velocemente, scusami Marco. Personalmente, in tante tute che ho visto e che ho trovato forse solo nella tuta della Norfin, è la ghetta che va sullo stivale, perché ci sono molte che hanno il pantalone a tubo, quindi te la vai a mettere sopra lo stivale, però sta l'asca, diciamo, sulla gamba. A me personalmente mi piace averla chiusa, perché in Sardegna, no, sappiamo tutti con le condizioni, lo scalino è, però da noi in Toscana magari un po' con i piedi nell'acqua tende ad entrarci per salvare un pesce o per altre cose, e io gli avevo fatto fare una modifica, gli avevo fatto mettere un bottone automatico che teneva chiusa la ghetta, perché c'era il velcro. Quella della Tribord, per esempio, c'ha un velcro che stringe, ma è esterno, quindi non... Con quella della Norfin ci sono entrato con l'acqua a mezza gamba e non ti entra l'acqua da dentro lo stivale, ecco. Quindi magari a volte uno deve vedere anche un po' di piccole rifiniture, ecco. Allora, io la Tribord che ha Tommaso è il modello superiore alla mia. Io invece mi sono preso un modello intermedio. Quindi tiene pioggia, non pioggia fortissima, ma io sotto la pioggia fortissima per vari motivi non ci sto, preferisco evitare. tiene bene, tiene caldo, mi sono anche preso una calzamaglia in seta, proprio per come strato a contatto con la pelle. Devo dire che non ho mai sentito freddo, ha piovuto, sono stato sotto l'acqua, non mi è mai successo niente, insomma. E quindi è veramente un ottimo acquisto sotto questo aspetto. E ad una cifra, tutto sommato, abbordabile, insomma. Quindi sotto l'aspetto della tranquillità ci sono delle salopette con delle giacche che ti permettono di stare tranquillo. Diverso è quando iniziamo noi, non esisteva nulla, allora ci arrangiavamo con quello che potevamo, ci inzuppavamo d'acqua, ci cagavamo dal freddo, quindi sembravamo palombari. Poi siamo passate le tute da sci, ma Santa Maria Goretti, peggio che andare di notte. Come sai, usavamo i dopo sci, sembravamo sembravamo degli astronauti. non esisteva un abbigliamento delicato. E a livello invece di calzature, io preferisco lo stivaletto,
uno stivaletto impermeabile basso, non mi piacciono gli stivali alti, non lo so perché mi sono sempre stati un po' antipatici, però vedo che molti per esempio li usano. A tal proposito invece cosa c'è? Ma io per esempio ho trovato gli stivali quelli neva, ci sono diversi marchi, marchiati con diversi marchi, sono leggerissimi, hanno un'imbottitura con un feltro all'interno che comunque sia spesso e volentieri, io personalmente non lo uso nemmeno perché non sono troppo freddoloso a piedi, e con delle calzini normali, volendo anche tecniche, ma io uso quelli per esempio di spugna, sto veramente bene, e poi sono leggeri gli stivali, quindi anche se uno deve camminare tanto in spiaggia, si fanno i chilometri in spiaggia, su e giù, sulle canne e tutto il resto, non ci si affatica troppo, almeno appunto per camminare. E ripeto, sono molto molto caldi, sono quelli in Eva, sono quelli monopezzo, sono tutto un pezzo, mentre invece gli stivali classici sono freddi, se ci si suda al piede ci ghiaccia dentro, e quando arriva il freddo dai piedi è un casino. Meno io personalmente, se mi si ghiacciano i piedi, ti ghiacci tutto addosso, insomma. Quando c'è piedi al caldo è tutto un altro stare, insomma. E comunque, come diceva Andrea, avere la salopette che calza sopra lo stivale ovviamente è meglio per tutto, sia per quando piove e sia perché se uno deve entrare anche in acqua, a prendere anche un po' d'acqua col secchio, a liberare un pesce o qualsiasi cosa, insomma, si dà con tranquillità. Ecco, quella giacca, quella salopette del Decathlon c'ha il velcro abbastanza grande, quindi abbastanza forza per strizzarlo sopra lo stivale, quindi vanno benissimo, non passa l'acqua, insomma. Bene, altri? Faccio vedere al volo la modifica che avevo fatto. Bottone che va sul velcro, e quindi la ghetta ce l'hai chiusa ermetica sullo stivale, questo in merceria. Però è comodissimo, almeno per me. Altri invece che hanno altre esperienze con l'abbigliamento? Se ci hai fatto caso, Marco, te lo stavo mostrando, perché io in maniera indifferente sto utilizzando sia gli stivali alti, ovviamente quelli in Eva leggerissimi, e scoperta delle scoperte, perché molto spesso le cose le troviamo in settori che magari non ci entrano tanto con noi. Questo stivaletto in Eva è corto, è leggerissimo anche questo, e io l'ho trovato in un negozio specializzato di equitazione. Lo utilizzo indifferentemente sia in spiaggia che nel lancio, perché c'è stato il periodo che io portavo la ginocchiera e lo stivale alto non lo potevo portare perché mi dava fastidio. Sono diventati il mio secondo paio di scarpe praticamente. Sì, anche io uso le stivaletti bassi, a me non piace lo stivale, poi uso scarponcini proprio, sono impermeabili sino all'orlo. Sì, e uso lo stesso. Altre esperienze? Io, Marco, vi posso dire come mi assemblo io da un po' di anni. Per me, io sono un grande ottimizzatore, sicché ho bisogno di essere leggero, molto leggero, sicché quando arrivo in spiaggia, se viene giù un'acqua come le fune, aspetto che smetta, perché magari io ho da fare 500, un chilometro e mezzo, sicché io mi posso mettere tute termiche, norfine, non norfine e quant'altro. Sicché ho degli indumenti tecnici sotto, una calzamaglia, una maglia tecnica e un pantaloncino tipo trekking e poi delle belle maglie in pile, paracollo, un cappello impermeabile, ma non di quelli che sono uniti alla giacca, ma deve essere distaccato. Ora l'ho preso uno della Tubertini impermeabile, che mi permette di poter lanciare senza perdere la visibilità dell'orizzonte e della spiaggia, perché praticamente quando giro la testa,
non si gira il cappuccio. E poi con 60 euro i pantaloni, quelli della The Board, che costano 18 euro, e poi ho preso il sopra della Tribord, che si mette senza bottoni, senza cerniera, si infila, non so se mi avete capito, si infila al volo e via dentro, uno stivale in neoprene e una tenda della Shakespeare, questo è quanto. E ripeto, è fondamentale per me essere non sudare, specialmente quando devo raggiungere il punto di pesca, e altrettanto non sudare quando devo in via, perché se ho tutte queste termiche, queste cose, diventa complicato. Questo è il mio pensiero. Sì, io cammino spesso e anche parecchio in spiaggia, però per esempio con questa tuta non mi è capitato di sudare. Gli scarponcini, non sudo ai piedi. Io non esagero mai troppo con l'abbigliamento, c'è questo da dire, perché tanto poi in spiaggia mi muovo. Se voi pensate che in una battuta di pesca si fanno più o meno dai 6 ai 10 chilometri, senza considerare lo spostamento verso lo smalt, solo tra le canne e insomma, voglio dire, se per caso l'abbigliamento è sovradimensionato, o ti levi qualcosa o altrimenti veramente sudi, poi ti viene il freddo se ti fermi e quindi non puoi fermarti. Mentre invece con un abbigliamento giusto come capacità di tenuta al freddo e come capacità di tenuta all'acqua, insomma, ci si va abbastanza sciolti, senza sudare, senza essere troppo coperti, insomma, che poi è un impedimento sia nel lancio che nel movimento. Quindi io invece uso un semplicissimo cappuccio di lana e pelle all'interno. Se devo lanciare mi tolgo, se piove mi metto il cappellino della giacca impermeabile, altrimenti me lo levo e non c'è. Però è vero che col cappellino della giacca, come ti giri, ti manca un po' di visuale, insomma, e ti impedisce un pochettino. Altri? Io, ad esempio, non sopporto i giacconi, le giacche, mi sento attaccata che non si riesce a muovere e a lanciare. Sempre da Decathlon, nella linea Tribord, ci sono delle felpe, perché è proprio una felpa che uno si infila con la zip, impermeabili, leggere. Credetemi, sono i miei migliori compagni d'avventura. Io di solito utilizzo un pantalone che si trova nel settore vela di Decathlon ed è comodissimo. Ha il velcro larghissimo che puoi serrare sugli stivali, quindi non ti entra acqua laddove vai ad entrare in mare. A me è capitato in più di un mondiale di entrare con l'acqua al ginocchio, quindi non entra acqua manco se l'ammazzano. Però per non perdere, ecco, quella che è la mobilità per poter lanciare, io di solito utilizzo questa felpina che alla bisogna alzo il cappuccio che si stringe, quindi non toglie la visuale, riesci a muoverti di più. È molto personale, come vedete, questa storia dell'abbigliamento. Dipende anche da dove si va, perché ci sono dei posti dove però c'è molto freddo e lì bisogna proteggersi dal freddo. Altre esperienze? Anche se mi sembra che Decathlon vinca a mani basse in questo. Perché ha la più larga scelta come settori, perché ad esempio per me che non sopporto i giacconi, vincere il freddo con temperature magari meno 4, meno 10 e acqua battente, io ho prediletto l'abbigliamento un po' più resistente all'acqua, ma sotto l'abbigliamento tecnico che si usa per le tute da neve, che è sottilissimo ma caldo, è traspirante in modo che non ti fa sudare, e io ho trovato il giusto abbinamento per non andare in sofferenza. Alessandro? Sì, io parto da un mia culpa, perché
ho badato all'abbigliamento soltanto da poco tempo e soprattutto grazie ad un incrocio di battute prima di una registrazione una sera, ho chiesto a voi dei consigli e mi avete dato dei consigli molto utili, tant'è che sono andato alla ricerca appunto della Salopet Decathlon, ora non per fare troppi nomi di marchi, e ho trovato in rete un velista che aveva necessità di un abbigliamento un po' più prestante, ma era nuovissimo, il 300. Io sono in Sicilia, quindi non ho bisogno di grandi coperture, però mi sono reso conto della differenza solamente organizzandomi, per una buona volta, perché prima si improvvisava un po' con insomma, giubbottoni, cose ingombranti, sudare, senza accorgermene del resto. Ora veramente sento la vera differenza è come si allunga il tempo di pesca e la serenità dell'affrontare la pescata anche in serate di sereno, di freddo, di senza vento, molta umidità. E poi soprattutto ho comprato sempre della stessa marca l'Ocean Proof, che è una felpa che consiglio, copre molto, è leggera, quasi stagna, questo è proprio abbigliamento da vela, lo consiglio, con una tasca davanti ti permette di avere davanti un po' tutte cose, quindi a doppia funzione. E comunque ribadisco l'importanza dell'abbigliamento. E spesso è l'ultimo oggetto, l'ultimo accessorio a cui si pensa, però spesso forse va messo a primo posto, forse. No, hai ragione, stare tranquilli a pesca è importantissimo, non avere il problema di soffrire il freddo, di non poter uscire se piove un po', insomma, come le cose in pesca magari tra le canne, quindi avere un abbigliamento adeguato è importante, soprattutto per quello che facciamo noi, insomma, è chiaro che va prevalentemente primavera, estate, autunno è più avvantaggiato, ma noi che andiamo anche d'inverno la musica cambia molto. E tante volte abbiamo trovato i brick dell'acqua congelati, quindi quattro dita di ghiaccio sul sacco. Oh, per la protezione invece cosa usate? Per protezione al vento? Perché non dimentichiamo che noi andiamo anche in condizioni, generalmente quando andiamo noi a pesca c'è vento. E il vento è una di quelle cose che ti ruba la temperatura. Piano piano, soprattutto se ti muovi in continuazione, ok, ma uno durante la notte magari si ferma per mangiare un panino, il vento gli ruba la temperatura e poi senti freddo, non c'è storia. Per il vento cosa fate? Per il vento o per la pioggia, perché c'è anche quell'aspetto, scirocco e libeccio e greccale portano pioggia, vento manso. Allora, io sempre con lo stesso principio di prima, che quando uno è protetto può stare a pesca più tranquillamente, mi ha detto giustamente anche Alessandro, e comprai subito una beach shelter, cioè una tenda da pesca, perché avevo già visto che altre persone che avevano comprato le tende tipo quelle che si aprivano, o comunque quelle da estive, diciamo, quando c'era veramente vento forte o acqua forte, non proteggono praticamente niente, insomma. E quindi ce ne sono diversi tipi. Io la prima che presi era la Nerus, che è sempre fatta tipo la IMAX, per capirsi, tipo la TF Gear, ce ne sono, ripeto, diversi marchi. E quella mi sono trovato benissimo come protezione dal vento, anche molto forte, piantata bene, insabbiando i labbri che c'ha apposta per essere più stabile, non si smuove nemmeno con vento veramente molto molto forte, regge benissimo ovviamente l'acqua e regge benissimo anche la grandine, perché mi è successo di prenderci anche quella e tiene bene. L'unica cosa che consiglio sia sull'abbigliamento che anche sulle tende,
di ogni tanto, una volta all'anno, due, di utilizzare quegli spray che fanno nanoparticelle, insomma ci sono anche lì tanti tipi, che impermeabilizzano, in modo e maniera che l'acqua scivola via ancora più velocemente dall'abbigliamento e dalla tenda. E io per esempio uso un prodotto della Berner che serve per impermeabilizzare le cappotte, che è lo stesso principio di tutti gli altri spray impermeabilizzanti, e anche quello può fare la differenza, insomma, a livello di aiuto, diciamo. Però la tenda è come l'abbigliamento, è necessario, perché quando c'è tanto vento, quando siamo in Sardegna, e la tenda siamo riusciti a stare tranquillamente in spiaggia senza problemi, insomma, rispetto a chi c'aveva per esempio l'ombrellone, che col vento forte non riesce a garantire una copertura sicura, diciamo. Via. E qui invece dico, io sono abituato all'ombrellone, vi dirò di più, io ho comprato un ombrellone quest'anno che non mi soddisfaceva, tant'è vero che con 20 a 80 all'ora che avete visto me l'ha mezzo scardinato. Ma perché? Me l'ha scardinato perché aveva uno snodo che permetteva di orientare la testata dell'ombrellone, no? Quello col telo. E me l'ha mezzo smontata, quella sventolata che ci ricordiamo tutti, la tenda di Besso, insomma. Cioè, ma sta tenda. Lo masticava. Bella questa tenda. E lui, ah sì, sì, è fantastico. Comincia a soffiare il vento a 80, allora sta tenda faceva così, smantellata. Comunque io l'ombrello l'ho fatto rifare da, non c'è adesso, è appeso, da Giorgio Casula. Ho fatto un inserto in acciaio, non c'è più lo snodo, sparito, secondo me può succedere qualsiasi cosa. E il telo di bello ha, che io uso l'ombrellone coricato sulla sabbia, non lo metto su un lato, e il telo me lo metto sotto, quindi lateralmente mi protegge dal vento assieme alla testa dell'ombrellone, e poi sotto comunque sono protetto dall'umidità della sabbia e ci sto dentro coricato per 2,50 m, per cui io all'ombrellone ancora non ci rinuncio, gli voglio dare un'altra possibilità. Se non me lo smonta la prossima maestralata violenta, vuol dire che va benissimo. Però devi dire che l'ombrellone è più pesante per esempio di una beach shelter, non lo so. Io quello che ho pesa circa 4 kg, in effetti, non è leggero. Prima ero in alluminio, adesso sono in acciaio, quindi è sicuramente più pesante, però è anche robusto. Acqua non entra, perché non entra, vento non entra, me lo oriento in 5 secondi come voglio, e gli metto la sabbia, faccio delle spondine con il telo e ci metto la sabbia sopra, per cui sicuramente non vola, insomma. Andrea. Scusate, mi sarei inceppato. No, volevo far vedere due prodotti per l'impermeabilizzazione che sono molto validi. Se si vede, questo è il Colonil Nano Pro e questo è un altro che avevo usato in precedenza e sono veramente molto comodi sia sulle tende che sulle giacche, perché tutte le giacche perdono, soprattutto quelle Gore-Tex, vari tipi, perdono dopo l'uso, dopo anni, l'impermeabilità. Quindi sul Gore-Tex c'è un trattamento da fare, però su altre giacche, anche sugli stivaletti, e dicevi che usi te Marco, anch'io ce l'ho, infatti in Sardegna mi ero portato gli stivaletti e sono molto comodi quando devi camminare parecchio, perché con lo stivale di gomma, se devi fare un chilometro ti viene le caviglie. E quindi ecco, prodotti spray di questo tipo ti allungano un po' quello che è sia la vita che la durata dell'impermeabilizzazione. Tu che tende usi, Andrea? Tu so che ne hai una collezione. Di cosa, scusa? Tende. No, io ce n'ho una sola, devo dire, che ormai è ostaggio da un paio di mesi e spero di riabbracciare domani, è la IMAX, che rapporto qualità-prezzo secondo me è veramente ottima. È un po' scomoda per le persone alte come me perché non è altissima, però l'avete visto tutti in Sardegna con quei venti, era l'unica che è rimasta in spiaggia.
La tua è quella di Tommaso, sono rimasto in sì. Ben piantata, con la sabbia tutta intorno, quindi bella zavorrata, però ti dà la possibilità di orientarla, vedere le canne bene, ci stai comodo dentro a sedere sul cassone o su una poltroncina, una sedia, quindi per innescare, e poi anche quei due teli davanti che ti vanno un po' anche a chiudere se fa parecchio, cioè se piove veramente parecchio, anche se era girato un po' il vento e pioveva anche laterale, però non mi entrava l'acqua dentro, ecco. Rispetto ad altre che sono un po' più alte oppure con un profilo diverso, quella lì, avendo il profilo cupola, tende anche a sfalsare la portanza del vento, e quindi secondo me è una delle migliori. Poi dipende tutto, ecco, gli spot che uno frequenta, insomma sono tante le variabili, anche sull'abbigliamento che si diceva prima, se uno sta in Nord Italia o in Sicilia ha necessità diverse di tenuta del calore, quindi sono tantissime le variabili. Se uno pesca a 50 metri dalla macchina, ti metti lo stivale e via, se devi fare 2 chilometri cammini meglio uno scarpone. Un'altra cosa che stasera non c'è Andrea Mulliri, che è molto apprezzato in Sardegna per la protezione dall'acqua, lo dicevamo oggi tra di noi, è l'impermeabilone, perché rispetto, cioè se lo devi usare per uscire dalla tenda, andare a innescare e lanciare, un impermeabile, ci sono dei tipi di poncho che non sono ingombranti e sono abbastanza, tra virgolette, attillati, e lì l'acqua ci rimbalza. Rispetto a una giacca con tante cuciture, un po' d'acqua ti ristagna addosso. Quindi ecco. Sì, sì. Andrea entrerà fra un po', credo. Sì, lui aveva un impermeabilone in effetti e ci stava tranquillamente sotto l'acqua. Altre esperienze? Marco, io ti volevo dire un paio di cose su questo. Scusate, buonanotte a tutti, il lavoro mi chiama. Buon proseguimento. Ciao. Ciao. Ciao, stai da solo? Sì. Bene. Allora, io sono uno di quelli che odia le tute intere, i pantaloni, le salopette e quant'altro. Non riesco a sentirmi a mio agio dentro, ne ho comprate di diversi tipi, però per me sudo un sacco là dentro e non mi hanno mai riparato dalla pioggia, però insomma ognuno il suo, per cui anch'io sono uno di quelli che si veste a strati. Ovviamente l'inverno, quando fa freddo, della una maglia termica, delle calzamaglie termiche, pantaloni da trekking normali, sempre ovviamente di Decathlon, perché ormai l'abbiamo pubblicizzato abbastanza, e un bel pile pesante addosso, ed un gilet, un piumino, che non è proprio un gilet perché ha anche le maniche, ma insomma un po' più fine. Dopodiché ho una giacca che infilo nel cassone, impermeabile, che mi copre dall'acqua per davvero, nel senso che l'acqua lì non passa, e un paio di pantaloni lo stesso, impermeabili, dove l'acqua non passa. Dopodiché ho la mia tenda dietro. Non ho nessuna delle tende che ho sentito nominare. Io ho una tenda della Qantas che ho comprato su un sito tedesco 3 o 4 anni fa. È nera come la pesce, molto alta. Io sono passo il 1,90 m di altezza. Quindi le tendine, quelle basse, per me sono un problema. Sto gobboni in ginocchio, dopo un po' mi ammazzo la schiena. Ed ho trovato questa invece, che devo dire pesa 3,8 kg, quindi ha un bel peso, però è molto alta.
e non vola, non vola via perché si pianta in terra ai bordi con un bel riporto di circa 50 centimetri che viene coperto di sabbia, e il vento, non, se la sai piazzare ovviamente, il vento non la sbarca. Quindi per il vento, io quando c'è vento veramente forte, io uso la tenda. Non mi piace stare al vento più di tanto fermo, perché come diceva giustamente Marco, ti mangia il calore e te lo mangia per davvero addosso, quindi dopo un po' non riesci più a resistere. Allora invece io sono un amante dello stivale, ne avevo alto. Mi piace, come si dice, mettere i piedi a mollo, spesso e volentieri, vuoi per un rilascio, vuoi anche per prendere un secchio d'acqua, vuoi anche in certe condizioni, su certe spiagge, anche per lanciare, sto lì. Perché mi regolo meglio sulla distanza, che in quei casi non è mai troppa, è sempre piuttosto vicino, quindi vedo meglio anche di notte dove indirizzo l'esca. Devo dire che gli ultimi hanno finito la loro storia, quindi vi chiederei un po' qualche consiglio, perché non ho ancora trovato uno stivale buono. Ho sentito qualcuno parlava di quelli in Eva, che sono leggerissimi, tengano caldo, ma secondo me non stringano il piede. Io avevo degli stivali da cacciatore, non da pescatore, quindi fatti per camminare. Gli stivali in Eva a me, come si dice noi in Toscana, mi scicciottola il piede dentro, e quindi dopo 200 metri di spiaggia o ti fermi perché le caviglie vanno per conto suo, perché non... Quindi se qualcuno conosce qualche stivale alto che abbia delle caratteristiche, non ho più ritrovato quegli stivali da caccia, erano, non da pesca, che calzavano veramente stretto, un po' vicini a quelli da cavallo erano, come stivali, no? Piuttosto buoni. Per la pioggia, l'ho detto, sì, per la pioggia, io il solito giaccone impermeabile per davvero. Io sono uno piuttosto spartano da questo punto di vista. Cappello, ovviamente, di pile, e cappuccio sono i miei compagni. Claudio gli dà noia, io invece quando sotto il bel cappello mi metto il cappuccio sopra, non perdo l'orizzonte, come si dice. Grazie. Dimmi, scusa. Non ho finito, ti ringrazio. Grazie Giancarlo. Cinzia. Allora, come stivali alti che possono avere la caviglia stretta, quindi il piede non ti cicciottola dentro, ci sono gli chamois attualmente, che sono quelli che calzano più stretti degli altri nel settore della pesca. Grevi mi dà ragione subito. Se invece cerchi qualcosa che poi non sia altissimo, c'è anche la Kami, che ha prodotto dei mezzi stivali che sono chiusi e addirittura hanno la stringatura per chiuderteli ancora più forte attorno alla caviglia e non farti ballare nel piede né la gamba dentro. Almeno io questi conosco più degli altri. Grazie. Andrea? No, microfono, Andrea. No, se vuol parlare Simone io parlo dopo, già anche troppo, volevo dire solo una cosa sugli stivali. Ok, Simone. Nulla, io volevo confermare un po' quello che ha detto Giancarlo, che non a caso peschiamo insieme nelle stesse zone a volte. Il problema che abbiamo noi è che purtroppo dobbiamo fare un sacco di chilometri per arrivare in zona di pesca, per cui
io ho dovuto separare quella che è l'impermeabilità dal calore, perché mi rendevo conto che quando arrivavo nella zona di pesca ero fradicio di sudore, per cui non era il caso. Per cui cosa succede? Spesso parcheggio la macchina, perlomeno questo è il mio modo di fare, nel cassone mi infilo un pantalone impermeabile e veramente un banale Huey a volte, che comunque reggono bene alla pioggia, e cammino spesso anche in felpa e basta, anche se c'è un grado o due, perché tanto poi uno si scalda velocemente sulla sabbia, non ci sono grossi problemi. E poi quando sono in zona di pesca, all'occorrenza, sia la notte quando comincia a esserci l'umidità pesante o se piove, mi metto l'impermeabile, che è diviso in due parti. Anch'io ho un pantalone della Tribord che, devo essere sincero, si comporta bene anche con gli stivali alti, anche a me sono entrato in acqua, non mi entra l'acqua dentro. E poi ho un banale Huey col cappuccio, che non è comodissimo effettivamente per lanciare, ma questo è il sistema che devo usare io. Mi piacerebbe tanto riuscire a trovare una tuta che mi permettesse di camminare e non cambiare a cipolla continuamente, però credo che l'unico materiale sia il Gore-Tex, che ti permette di fare una cosa del genere, ma che ha dei costi, insomma, abbastanza importanti. Grazie. Bisogna trovare dei giusti compromessi, credo, perché l'abbigliamento tecnico buono costa un pacco di soldi, altro che... E poi, diciamo che anche in genere noi lo strapazziamo anche l'abbigliamento, perché non è solo... Infatti spende a volte centinaia di euro, e noi si pesca in delle zone, ma credo anche da voi sia uguale, insomma, con legni, tronchi, inciampi, c'è di tutto. A volte capita anche di attraversare parti di macchia mediterranea, pineta, insomma, dura poco l'abbigliamento di quel tipo, secondo me. Sì, Andrea. Il discorso del Gore-Tex è altissima protezione all'acqua, traspirabilità, però non è caldo il Gore-Tex perché è un guscio, quindi protegge solo dall'acqua. Se non è accoppiato a un'altra membrana che ti dà calore, quello ti serve proprio come guscio. Infatti sono materiali nati per l'alpinismo e se li mettono sopra i piumini. Materiali, cioè abbigliamento c'è, però costa delle cifre spropositate, perché pensato più che altro per gli sport di montagna, però lì ti salva la vita, e noi la vita, diciamo, non ce l'abbiamo così a rischio, ci deve più che altro tenere caldi e proteggere dall'acqua. Volevo dire una cosa velocemente: un sito che ha moltissimi stivali per Giancarlo è anche Big Hunter. Chi è fungaiolo c'ha molta roba, e c'ha varie aziende, c'è Le Chameau che diceva prima, la Cinzia, l'Aigle che è famosissima, però anche lì sì, un conto è uno stivale in eva da pesca che costa 40 mediamente, 50, 35, un conto va a pigliare uno stivale La Chameau che costa anche 150 euro, o dell'Aigle o di altre aziende, quindi sai. E quelli sono molto aderenti alla caviglia. Io, infatti, quelli di Eva non mi piacciono perché sono troppo grossi. Quello. Ci cammini male se devi camminare tanto. Io ho preso questi scarponcini proprio per quello. Io spesso e volentieri supero il chilometro e mezzo in spiaggia, quindi soprattutto in spiagge col fondo soffice. Avere uno stivale dove il piede ci balla dentro, non hai la caviglia stretta, arrivi sul punto di pesca, sei morto, sei già stanco, insomma. Quindi uno scarponcino che invece ti stringe, che te lo stringi tu con le stringhe proprio, nonostante sia impermeabile sino al bordo, è un grosso aiuto per camminare in spiaggia, è un grosso aiuto veramente. Non ti pesa la notte, insomma, non ti stanca le caviglie, perché altrimenti se devi superare qualche scoglietto, peggio ancora, perché lo scarponcino ha la suola abbastanza rigida e quindi ti tiene in equilibrio dappertutto.
lo si fa invece tende a flettere un po', e anche è un inconveniente. Io per quello ho preferito lo scarponcino. Voi immaginate che prima io ho sempre usato calze termiche, quindi io andavo a pescare anche con le scarpe da tennis, non avrei le scarpe da ginnastica, no? Che il piede è sempre caldo, mai problemi, camminavo dappertutto, se dovevo attraversare delle rocce per andare in una spiaggetta nascosta lo facevo tranquillamente, perché ci sono anche questi inconvenienti. Poi Paolo Tozzi. Sì, vabbè, una brevissima parentesi su quello che uso io, poi volevo fare una domanda sempre legata un po' alle cose tecniche, magari non riguarda proprio l'abbigliamento, ma è stato oggetto di una discussione prolungata nell'ultima battuta di pesca. Vabbè, io volevo rappresentare, magari se c'è qualcuno qui che la pensa come me, la categoria dei freddolosi, perché oggettivamente mi sembra che siete tutti Iron Man. Io invece, onestamente, la cosa che mi dà più fastidio è il freddo, quindi sono andato su una tuta Glacier che tiene fino a meno 30, però ha la caratteristica Norfin, ha la caratteristica di avere all'interno un piumino che si può togliere, quindi per la camminata puoi andare direttamente con la tuta e una maglietta termica. Io poi la porto anche col pile perché sono purtroppo patologico, però insomma non ti dà grossi problemi. E il nostro problema grosso è che spesso si arriva in spiaggia e è veramente caldo, si strebbe a maniche corte, e poi come cala il buio diventa freddo glaciale, quindi questa tuta ha un piumino interno, quindi all'inizio stai con la felpa, poi ti metti il piumino, poi decidi se mettere anche la tuta. Pantaloni mi sono trovato benissimo con dei pantaloni da sci, perché rispetto a quelli che ti danno in dotazione con le tute, sono un po' più, tengono comunque caldo e sono molto aderenti, quindi calzano bene. Una cosa molto importante per chi le dovesse comprare, io ho avuto il piacere di trovare una persona seria, è se non puoi provarle perché le ordini online, trovi una persona che ti consiglia bene sulle taglie. E quindi, ecco, questa è una cosa fondamentale, perché sennò si entra in un ginepraio di resi contro resi e diventa un problema. La domanda che volevo fare è... insomma, forse fuori di tema, legata alle lampade, perché noi siamo stati a pesca tutto il gruppo di grossetani, insomma, che poi è entrato in parte anche stasera, e siamo finito la serata stanchissimi, e invece di andare a letto come a una certa età si dovrebbe fare, siamo stati 2 ore a illuminare la pineta e confrontare le varie lampade. Quindi, siccome ci sono dei personaggi particolarmente esperti in tutto, ecco, se avete un po' di consigli anche sulle luci, insomma. Grazie e vi ascolto. Questa è l'M10? 11. 11. RH11. Sì. Allora, è potentissima. C'ho anche la 10, però. Nel frattempo Marco recupera la pila frontale. Per quanto riguarda il super freddoloso, Paolo, devi sapere che la mia dolce metà non è che freddoloso, è un uomo ghiacciato. Allora, io ho risolto il problema, perché esistono delle maglie tecniche per gli sciatori che sono sull'esterno in cotone e hanno un micro pile all'interno, leggerissima addosso, quindi ti permette di camminarci tanto, ma sono calde, calde, calde. Non c'ho più il nano ghiacciato in spiaggia con me. ragazzi, bisogna dirle queste cose. Idem dicasi, ho avuto la fortuna di trovare anche il pantalone, e parliamo ai noi sempre di Decathlon, perché permette anche di misurare. Io da che ho fatto fare 2 completi di questo tipo, lui non ha più freddo e soprattutto non sta eccessivamente bardato per camminare sulla spiaggia e andare in pesca, nonostante sia freddoloso, ecco. Senti, io di solito uso anche la bottiglia di vino, non so se si può dire, però in certi casi funziona. Vabbè, ma quella è l'aggiunta che penso che bene o male tutti portano.
Se è per quello, io vado di mirto e di fileferro, quindi quando è freddo poi con quello... Te c'hai anche caffè, dai. La fiasca. Ho scoperto un rum al caramello, è diventato praticamente peggio dell'esca. Ho detto tutto. Professore Astemio, quindi comunque, per tornare alle lampade, LED Lancer, io ne ho due. Questa devo dire è una bestia potentissima, ma potente veramente. Io voglio luce a pesca, non devo stare a cercare le canne, devo girare la testa e trovarle subito. Io in genere uso dei catari frangenti piccoli, ne metto o 5 o 6 per vedere la curva della cima della canna e vedo tutto. E sono veramente delle lampade fantastiche, ricaricabili. Io tenete presente che appena la comprate dura 4 ore questa lampada. Se la fate scaricare, ricaricare completamente, dopo una decina di utilizzi, questa a me dura quasi 8 ore, usando bene la batteria. E ho una batteria di ricambio, oltre ad una pila di ricambio, perché non si sa mai, una volta che sei a 1,5 km dalla macchina, se succede qualcosa alla luce e devi smontare, sei fritto. Quindi anche a qualcosa di poco costo, però una lampada di riserva serve sempre. Questo è il consiglio che mi sento di dare io. Però io questa devo dire che è imbattibile al momento. Posso fare una domanda su quel modello? Scusa Marco, io ho la 7, no? Che ovviamente è meno potente, infatti sto studiando per cambiarla. Ma hai avuto problemi nel ricaricare? No, perché io con questa qui, per esempio, forse la salsedine, forse quello che è, ogni tanto la metto in carica e poi mi accorgo che non sta caricando, però probabilmente è un modello più economico. Forse... Occhio, sì, questa qui ha il magnete. Dove sono? Eccolo qua. Questa qui ha il magnete. Quindi l'unica cosa a cui devi stare attento, perché a me è successo, devi mettere dal verso giusto il magnete. Non è tanto quello il problema. Il problema è che a seconda di dove lo metti, il magnete ti può... Una volta mi sono ritrovato un filettino di ferro che non mi faceva più caricare la batteria, no? Quindi bisogna stare molto attenti a dove lo poggio il magnete. Ma io credo che Paolo abbia questo tipo d'attacco qua, guarda. Guarda, il magnete funziona così, punto. Sì. Ce l'ho anch'io quella, Paolo. E no, anch'io però c'ho il magnete lì, scusa Pietro, sì. Io c'ho il magnete, però evidentemente non mi si è sciupato, vabbè. No, ma guarda, te lo dico perché succede anche a me che a volte magari ci vanno dei gradini di sabbia e non aderisce perfettamente. L'ho avuto anch'io quello lì, ho il tuo stesso modello. Io fra l'altro mi porto sempre in spiaggia la power bank, sia per il cellulare ma anche per quella, perché può succedere che durante tutta la nottata chiaramente si scarichi, magari non l'ho ricaricata la sera prima, con quello lì la lasci un po' in... addirittura la puoi lasciare attaccata col power bank in tasca, come c'erano prima le lampade che avevano il filo con la batteria a parte, e ha risolto. Sì, sì. Comunque quella di Marco Falchi è illegale come lampada, non è omologata come lampada, è un faro praticamente, quindi... Sì. Quando va più in costa est si vede dalla Toscana. Sì, sì. È bestiale. Ma anche questa non scherza. Anche questa non scherza. Questa è la 10. E questa non scherza, è micidiale. Adesso le sto scaricando perché è da un po' che non le ricarico. Le batterie bisogna sempre tenerle vive, ricordatevelo, Non fate mai addormentare le batterie. Le batterie vanno sempre scaricate completamente e ricaricate da zero, sempre. All'inizio vi aumenta la capacità,
proprio ve la aumenta. Poi per mantenerle efficienti bisogna sempre scaricarle e ricaricarle, cioè non lasciatele mai 3-4 mesi ferme, perché altrimenti poi perde, comincia a perdere capacità. Poi la dovete ravvivare, diciamo così. Va. Gianluigi Suris, vai. Allora, io fermo restando tutto quello che avete detto, che è validissimo, perché altrimenti saremo tutti morti di freddo. Io vorrei fare una riflessione. Praticamente io ho 40 anni che sento parlare di come si risolve il freddo a pesca. Avendo la fortuna di essere un amante della montagna e di fare altri sport, esistono i materiali, esiste tutto. Però non esiste un materiale che faccia tutto. Per cui la mia opinione è che il freddo si risolve come lo risolvono in montagna, ossia con i piumini. Esattamente come fanno in montagna, che non hanno un unico abbigliamento, no? Ma hanno poi un guscio, credo che il metodo Mulliri, quindi quello di usare un abbigliamento caldo e poi un guscio impermeabile, sia, perlomeno per quello che è il nostro clima in Sardegna, quello vincente. Una cosa che io evito sempre di fare è quello di usare abbigliamento di cotone, ma usare esclusivamente o lana o sintetico, perché il cotone una volta che si bagna si inzuppa e non asciuga più. Per quanto riguarda invece la protezione della tenda o piuttosto l'ombrello, io sposo l'ombrello, nonostante sia assolutamente più pesante della tenda che ho io. Io ho fatto trekking di 15 giorni portandomi tutto nello zaino, quindi la tenda pesava 2 kg. Però secondo me uno che parte con la tenda parte sconfitto, perché parte con l'idea di mettercisi dentro, mentre invece un po' di fresco e un po' di vento ti tengono sveglio. Questa è sempre la mia idea, quindi io tra tenda e ombrello preferisco l'ombrello. Sì, è anche il mio parere. La tenda è molto comoda, sì. Per quanto riguarda le scarpe, invece, io non uso scarpe impermeabili. Uso scarpe comode che mi tengano il piede caldo. Non perché non le abbia, perché io vado anche a fare pesca spinning, quindi io sto proprio sotto la pioggia con i waders e con la giacca, e prendo le secchiate di acqua, però quando sono a pesca nella sabbia preferisco tenere i piedi all'asciutto sempre, e con gli stivali ho sempre parecchia difficoltà, perché io soffro il freddo ai piedi, quindi preferisco il piede caldo, tenendolo lontano dall'acqua. Grazie Andrea Gray. No, mi era rimasta una mano alzata, tanto non le avete detto voi delle lampade. Ok, Tommaso Giardino. Io vado in controtendenza alle lampade. Voi tutte lampade LED lens, eccetera, eccetera. Io invece una lampada cinese, comprata su AliExpress, cioè da tutte le parti, pagata a 6 euro e... l'ho ricomprata ora perché quell'altra si è finita sotto l'acqua, ma mi ha durato 6 anni. La cosa importante di queste lampade sono le batterie, è la cosa più importante di tutti. Ho speso più per batterie, caricabatterie, che non per la lampada. Quindi batterie, questa monta le 18650, litio, quindi queste le batterie a litio non hanno il problema della, come dicevi prima Marco, di doverle scaricare per forza tutte, perché litio non hanno assolutamente memoria, quindi non hanno quel tipo di problematica. 2 pacchi, cioè 4 batterie per rimanere sempre con la luce, anche se la luce non la uso tantissimissimo, però questa torcetta qui mi ha durato veramente parecchio, luce ne fa tanta, c'è uno zoom che può diventare concentrato oppure larga, e
bianchissima la luce, quindi comoda anche, diciamo, da vedere. Però ripeto, 6 euro. 6 euro quando si rompe si butta via. Siccome si rompono tutte, io conosco persone che appunto ci sono guastate anche queste lampade, LED lens, eccetera, eccetera, e quelle costano molto più care. Quindi finché siamo nel periodo della garanzia, tanto tanto. Quando si finisce la garanzia, poi insomma, butta via 70-80 euro di lampada o anche 100, io sono un po' restio, insomma. Preferisco buttare via 6 euro di lampada e non più cara, insomma. E l'ho provate 6 anni, mi ha durato. 6 anni veramente tanto per una lampada. 6 euro 6 anni, insomma, 1 euro l'anno, va bene. Ma è buono, questo è costo. Però c'hanno 7 anni di garanzia. C'è una cosa da dire. Non è vero che le batterie agli ioni di litio non hanno memoria, perché se tu non le ravvivi, la capacità scende. E te lo dimostra il fatto che quando tu compri un pacco di batterie nuove ti durano 4 ore su quella. Quando invece le usi a pesca con regolarità ti arriva a 8 ore. Quindi è esattamente così. La devi ravvivare la batteria e la devi mantenere efficiente, cioè deve sempre avere la capacità di accumulare carica. E questo lo puoi fare solo usandola la batteria. Se la batteria la tieni ferma, tu vedrai che ti accorgerai che dopo qualche mese ti manca un'ora all'appello. Non so, comunque considero che io con questa torcia qui, con queste 218650, che effettivamente sono grandi come portata di batteria, sono notevole. Con questa torcia qui ci faccio, prima di cambiare batteria, ci faccio 3 pescate. Sì. Sono molto. Quella è un 1000 lumen e io uso 2 batterie a notte. Questa è un po' la media. Ma batterie singole, non pacchi da 2. Montano una. Batteria, quelle. Sì, questo ovviamente fa il parallelo, però ripeto, si fanno tranquillamente 3 pescate tranquille. L'unico farebbe 16 ore, quindi mi farebbe la notte, insomma. Invece ne uso 2, la cambio dopo, però il primo periodo mi ha spaventato, perché le prime 4-5 uscite mi durava 4 ore. E dicevo, minchia, ci vogliono 4-5 batterie per fare una notte. Poi invece man mano che andavo, vedevo che prima si scaricava alle 10 di sera, poi ho cominciato a mezzanotte, poi alle 2. Ho detto, ah no, ma proprio usandola. Quindi sì, è vero che hanno non hanno memoria in teoria, però perdono un po' di efficienza se non le tieni sempre in movimento le batterie a litio. Questo inconveniente lo hanno. Tommaso, il caricabatterie invece ce lo descrivi un po'. Il caricabatterie... Sì, beh, ve lo faccio vedere, tanto ce l'ho qui. Il caricabatterie è un classico Nike Core a 2 posti, esistono anche a 4, sono quelli che usano per le sigarette elettroniche. È un caricabatterie elettronico, si accorge da solo che tipo di batteria è, se è litio, se è nickel metal idrate, se è nickel cadmio e che tipo di batteria è, e la ricarica col ciclo di carica che ci vuole. L'unica diciamo consiglio che posso dare sulle batterie, chi compra le batterie singole 18650, è pesarle. Più pesano e più hanno capacità. Quelle leggerissime che danno insieme a queste torce, infatti io l'ho comprata senza torce, senza batterie, perché quelle sue dentro non valgono niente, pesano 2 grammi e sono veramente sono miserabili. Mentre invece vi consiglio batterie come queste, Panasonic, poi sono le HC3 dell'LG, che sono pesanti e hanno un'alta tenuta, anche perché poi le batterie 18650 più di 1000 mAh, 2008, non si possono avere per la grandezza della batteria, quindi quando vedete scritto 9000 8000 mAh sono boiate galattiche, perché non possono mai essere quella grandezza lì come capacità, insomma. Quindi più pesanti trovate e più dureranno, perché c'è più materiale dentro, quindi c'è più possono immagazzinare più energia.
E poi ripeto, caricate con cariabatterie elettroniche. Ho spesso più di batterie di cariabatterie che di torci, anche perché queste poi rimarranno. Questa qui c'ha esattamente 3400 mAh, 12,24 watt per ora. Questa fa 35 ampere di spunto, sono tantissime per una 1850, ma più di quello non possono essere come grandezza. 3000, 3200, cioè, però quando vedete 9000, 8000 non è possibile, non esiste. No. Non ci possono essere. A me sono 3200 nelle 1860. Sì. Una cosa sulle batterie, tanto i due maggiori produttori mondiali sono la Sony e la Samsung. E la Panasonic non credo produca LG. C'è una differenza tra quelle da svapo che dicevi te, che hanno uno spunto maggiore perché serve diversamente, perché deve dare una botta subito immediata, e quelle, diciamo, o i pacchi batterie anche dei PC. Però le meglio sono le Sony, e mi sembra che costino quelle da svapo a 3200 mAh, mi sembra 7-8 euro, una roba del genere. Su queste no, sono tutte verdi. È tutta verde. Ma sì, sono diverse, sono più scure quelle, però no. Sì, insomma, probabilmente sono modelli nuovi ora. Quelle da svapo non c'hanno la tettina. Non c'hanno il pin, sì, sono diverse. Se no c'è anche le ultime torce, come faceva vedere Marco, che c'hanno tipo questa qui, che io l'ho presa prima di andare in Sardegna, che è la H7R Core, che questa c'ha veramente una bella potenza, e c'hanno la 20.700 dietro di batteria, invece della 18650. Però una cazzata che hanno fatto, la LED Lancer, è quella che l'attacco calamitato della ricarica non è compatibile con tutte le lampade, cioè questa c'ha un attacco e quest'altra, che è sempre LED Lancer, però è più piccola, che è l'MH8, che è più leggera, non c'ha il pacco batteria dietro la testa, che è tipo, penso, quella che diceva Paolo, c'ha un attacco diverso, solita fregnacciata per fatti come la mia, due. Quella lì, come però la mia, quella che ho io, avercene due ti salva spesso, perché se le usi parecchio spinte con la potenza massima dura quanto un gatto in autostrada. Oh, se la usi a 1000 lumen, quella che io ti cura effettivamente un paio d'ore. Sì. Se la usi invece a 600-800. Ti dura 8 ore. A 1000 col booster, cioè, ti fa una luce da paura, però. Poi ricordiamoci tutti che d'inverno le nottate sono belle lunghe, un conto d'estate fino alle 9 vedi e c'è luce. Infatti io per quello dico, ho due pile e le batterie di ricambio. Non mai successo nessun problema, insomma. Avere una torcia di ricambio nel cassone o comunque dove uno se lo porta è necessario sempre. Anche solo per cambiare la pila mi serve, perché quando cambi la pila la torcia è al buio. Quindi puoi avere anche una torcetta, però insomma è meglio avercela di scorta, non si sa mai. Una è sempre meglio, sì. Per il resto, fatti un altro. Comunque 6 euro in effetti fa una bella luce a quella di Tommaso. Sì, sì, ripeto, non ho voluto spendere 70, 80, 90, anche 100 euro sulla torcia, perché non ce li vedo, poi per amor di Dio, è un limite mio, però non ce li vedo 100 euro su una torcia, cioè dove sono 100 euro una torcia? Un LED, un circuito di ricarica, una batteria, insomma via. Vabbè, se la LED Lancer è molto seria. Sì, ma anche la quell'altra, come si chiama, l'altra marca che Petzl, non mi ricordo. La Petzl, LED Lancer sono molto valide, per amor di Dio, questo non si discute, però sono anche molto care, insomma, io ho detto provo. Con questa qui all'inizio, invece, prima di poi, se vedo che è un troiaio, magari me la compro buona.
Bene. Sono durato 6 anni. Insomma. Un'altra cosa a cui sono stato attento io è l'impermeabilizzazione. Comunque un IP65 è questa, quindi puoi startene sotto l'acqua tranquillamente. Perché anche questo qui. Sì, anche quello da guardare. Sì, sì. Posso fare un intervento? Ciao Andrea. Qua si parla delle pile, no? Quando si parla della pesca, è vero che se la lampada ti si spegne, ritiri tutto e vai via. Però le lampade non le fa per andare a pesca, le fa per andare in grotta, le fa per fare speleo, quindi una affidabilità diversa certamente ce l'hanno, cioè nel costo non c'è soltanto la luce, c'è proprio l'affidabilità. Io ho sempre avuto pile PES e non ho mai avuto difficoltà. Le mie pile PES sono state cambiate perché l'isolante del cavo è andato a male, cioè stiamo parlando di pile che avevano 20 anni. 20 anni, sì, anch'io. Ecco, quindi questo è il discorso. Non è una questione di luce maggiore quanto di affidabilità. Però è vero, mi cambio la pila tutti gli anni e con 6 euro ho speso 60 euro in 10 anni. Economicamente vale, però il discorso è differente, il discorso di PES, è proprio una questione di affidabilità. Io ho notato quasi un crollo delle LED Lenser, a un certo punto il crollo della corrente, invece la PES, quella bianca, quella di un tempo che abbiamo avuto tutti, quella con le tre stilo, comunque la spegni un attimo, stai lì, attendi 2 minuti, riaccendi, hai comunque un po' di luce, cioè riesci a stare più a lungo, anche a pochissima potenza. Le LED Lenser, hai il crollo della corrente, via, cioè non neanche a minimo riesci ad avere quel un po' di luce, ecco. Si spegne e ti saluta. Allora, una cosa importante della PES, allora, la PES, la parità di potenza e di qualità costano di più, eh? Costa il doppio. Io ho visto la PES, tipo la mia, costa 250 euro. Ma perché PES è una ditta che fa, come diceva, roba da spelio, è una delle più grosse ditte da sci alpinismo, da alpinismo, dalle piccozze a tutta l'attrezzatura, i moschettoni, la roba per fare lavori d'altitudine, è roba testata con gli standard UFTA e tutta questa roba qui, quindi logico che ti va a dare un'affidabilità, come si parlava prima della roba da montagna, dove c'è la vita appesa a un filo o a moschettone o a una torcia. La speleologia, tu passi in passaggi dove ci forse ci passi, forse no, cioè fartela senza luce ci lasci le penne, è un po' diversa la cosa, è per quello che PES c'ha la sua affidabilità. Vai nelle grotte dove c'è l'acqua, quindi è logico che c'ha... Noi, LED Lenser secondo me è un ottimo compromesso, non credo abbia l'affidabilità della PES anch'io in assoluto, però è una pila che a pesca, cioè a me mi vedono da 10 km insomma, quindi come a me piace avere la luce, sono quelli che spengono la luce, poi la riaccendo, io la pila la accendo e rimane accesa tutta la notte, non soffro di fisime, ma la luce in acqua, se sto, io in genere non punto la luce in acqua, è raro, ma lo faccio senza pensare, neanche per sbaglio la punto in acqua. L'appunto in spiaggia, l'appunto attorno, ma in acqua non l'appunto, però devo dire sono soddisfatto, insomma sono stratosferico. La luce a pesca serve, non solo, specialmente per chi va solo, io per esempio vado spesso da solo a pesca, se si avvicina qualcuno lo devo vedere anche da lontano, perché tanto lo percepisco, se si avvicina qualcuno, sapete com'è, no, a pesca lo percepisci prima ancora di vederlo, non so perché, però è così, però voglio vedere anche chi, quanti, come, poi decido io se spegnere la luce per cambiare postazione o se stare lì, però la luce a pesca serve, ragazzi. Anche per prendere in mano il picchetto che uno ha più vicino. La luce serve sempre a pesca. La notte girano i lupi, ricordatelo sempre. Io
sono uno che da sempre vado solo a pesca. Durante la settimana io ogni tanto prendo la macchina e parto, ma lo faccio da quando ero ragazzino. Di notte, insomma, la notte è la notte, quindi meglio averla la luce, è sempre efficiente. Io l'altra sera quando sono andato solo in spiaggia, ho dovuto attraversare, insomma, la pineta di Rimigliano, che è piena di cinghiali, ci sono anche lupi ora in questa zona, l'hanno avvistati parecchi. Ero in un posto dove ho messo la tenda, praticamente dietro la tenda c'era un viottolo fra la macchia, proprio un viottolo stretto, proprio a misura di animale, no? Non di cristiano. E a un certo punto ho sentito un abbaio lì vicino, e ho detto, questo dov'è? Allora ho cominciato a illuminare, ed ora se c'è qualche animale scapperà, insomma. Però non sono stato tranquillo tutta la sera, ogni tanto tu ti girmicidavo, sentivo anch'io, tu e mi giravo la luce. Quindi quando si pesca così, però si pesca male, perché non si sta più... Guarda, petardi, portatevi petardi. Non dobbiamo aver paura dei lupi a quattro zampe, quelli hanno paura di noi, ci evitano accuratamente perché sono intelligenti, quelli mica sono scemi. È meglio aver paura dei lupi a due zampe, che di notte... A tre. No, a due, con gli a tre ve li lascio. Gli a tre sono per Andrea. Bene, no, bene. No. Se te che vai nelle pinete di notte. Altro sull'abbigliamento, sulla luce, sulle altre esperienze. Andrea è rientrato adesso, Andrea Mulleri, poi ci parlerà del suo impermeabilone, però, perché quello ci ha incuriosito. Ciao Andrea, non è proprio abbigliamento da pesca, però. Non ti sentiamo, Andrea, devi abilitare il microfono. In alcune buonasera a tutti. In alcune situazioni al suo certo che anche la buona linea internet, Andrea, male male non sarebbe. Sì, di solito non mi ha mai creato problemi. Oggi non so perché stia facendo i capricci. Mi sentite? Sì. E adesso sì. Ok. Parlavate del mio impermeabile, quello lungo, quello da crociato. Esatto. Sì, se non... condensa permettendo e passi tutta la notte sotto la pioggia. Bellissimo. Sì. Stavamo parlando proprio di abbigliamento da pesca, tende e compagnia cantante. Quell'impermeabilone secondo me vince a mani basse, perché con quello effettivamente puoi starci sotto l'acqua. Io ricordo l'ultimo soggiorno in Sardegna con Tommaso, abbiamo fatto una notte a... Togliti il video, Andrea. Non ricordo se fu a Campolungo, comunque sia, diciamo, Villarsi News. Non so cosa la mia connessione abbia oggi, non so se mi sentiate meglio così. Sì. Andrea, è perché hai il completo di Tronchetti Provera che perdi. Fa fare figuraccio, togli il video, vai tranquillo. Sono appena rientrato, non mi sono nemmeno cambiato. E poi perché Tronchetti Provera? C'è di meglio. No, scherzi, è da banchiere. Banchiere, stai registrando, giusto Marco? Sì, quindi non posso esprimermi come vorrei. No. Andrea, contieniti e parla dell'impermeabile. Quello è molto bello perché ha un sistema per cui non si risente della condensa, ovvero dietro è aperto e c'è una retina per cui l'acqua non entra, però traspira. Quindi puoi fare, pur essendo coperto sotto, non condensa più di tanto.
e sotto l'acqua puoi starci tutta la notte e non ti crea nessunissimo problema. E poi è soprattutto è leggero. Io ce l'ho sempre piegato in quattro nello zainetto, all'occorrenza lo sfilo, pesa poco e niente, e credo pesi 1,5 kg, una roba del genere, però potresti stare sotto la doccia tutta la notte. E costa pure poco. Infatti dicevo, ha un difetto, costa 10 euro. Allora, io l'ho pagato un po' di più, credo di averlo pagato una quarantina di euro. Quindi inizio a chiedermi che forse mi ha fatto pure un mezzo pacco ascoltandoti, Gigi. Non credo, perché l'ho preso in un negozio di caccia. È tutto fighettino, con le cuciture fatte bene. No, per l'acqua credo sia un buon compromesso. Che poi, ora, non so se credo qualcuno l'abbia già nominata, io utilizzo l'attrezzatura tribordo, che è la stessa che utilizza anche Enzo, e ho visto anche Simonelli, e per vento e pioggia è clamorosa. Con quella sotto, giusto la salopette sotto e sopra l'impermeabile di cui si parlava, si può fare di tutto, si è immuni a quasi tutto. È bellissimo, la tranquillità della pesca è importantissima. Ti permette di stare rilassato, di concentrarti su quello che stai facendo, senza preoccuparti dell'acqua, della pioggia, del vento, che poi, ripeto, chi conosce il maestrale lo sa, ma quando noi andiamo a pescare col maestrale, ragazzi, è un vento freddo, senza parlare poi del greccale. Però sono due venti freddi, rafficati, continui, e ti fottono. Tu, guarda, puoi avere l'abbigliamento che vuoi, che come ti fermi ti ruba temperatura, non c'è niente da fare. Questo abbigliamento aiuta molto, però nel mio caso l'ombrellone, dentro l'ombrellone, spalle al vento sempre, giustamente, hai 7-8 gradi in più rispetto a fuori dall'ombrellone, e lo stesso vale per la tenda. E in più il vento non ti ruba il calore, insomma, che hai accumulato dentro l'abbigliamento. Perché altrimenti il vento passa, passa sempre. Tu puoi avere quello che vuoi, ma il vento ti ruba il calore corporeo. Non c'è niente da fare. Stiamoci molto. Se poi sei bagnato, anche peggio. Questa è... Noi abbiamo sofferto veramente tanti anni, perché dovevamo adattarci, insomma. Ma non c'era tutto da sci che teneva. Quando ti bagnavi poco a poco, e stando sotto il maestrale, sotto il greccale, e dovevi ripararti, ma anche in fretta, però. Oggi non ci sono problemi, insomma. Si può comprare a poco prezzo un abbigliamento che ti permette di stare fuori, ti permette di stare all'acqua, oggi è una passeggiata. Però è importantissimo questo tipo, anche perché andiamo sempre con condizioni avverse. Noi, giusto d'estate, a prendere due mormore possiamo andare col giubbottino, insomma. Altrimenti noi andiamo con condizioni difficili, spesso e volentieri lontani dalla macchina. Noi non andiamo mai con la macchina alle spalle, è difficilissimo. 300, 500, 1 km, 2 km, c'è gente che va a 4 km dalla macchina. Quindi avere un abbigliamento che ti permette di fare queste cose è importantissimo. Soprattutto quando sei stanco e rientro, è tosta. Qualcuno vorrà aggiungere qualcosa su questi argomenti?
Andrea, chiudi tu, che sei Andrea Grevi, che sei più preparato di noi. Sai cazzi di tutti, Andrea, è micidiale. No, mi sembra che abbiamo, diciamo, toccato un po' tutti gli argomenti, insomma. Poi, ti ripeto, dipende un po' dal portafoglio e da tanto cose, ecco, l'attrezzatura oggigiorno si trova, ecco. Faremo casomai, penso, si potrebbe fare, ecco, sul sito una sezione con vari consigli. E un'ultima cosa sulla Decathlon, ho visto ultimamente che hanno fatto anche la linea di abbigliamento pesca, che è molto simile alla linea Freeboard da vela, quindi un'altra piccola chicca, solo che non si trova nei negozi, perché è molto difficile da trovare, non in tutte le città, magari nelle zone di mare è più comodo, è più facile trovarla, ecco. Sta entrando Decathlon nel mondo della pesca, perché sono stato invitato a un gruppo, per caso, che poi non è un gruppo, è una pagina, che è proprio della Decathlon. E effettivamente adesso stanno iniziando a spingere anche attrezzatura da pesca, quindi ci hanno visto probabilmente il business e se ci stanno buttando, insomma. Da surf. In Francia soprattutto ci sono delle squadre sponsorizzate da Decathlon, in Italia no, ma in Francia sì, ho visto da poco, qualche mese. Credo stiano iniziando anche in Italia, Marco, comunque qualcosa. So, però sicuramente è comunque è un'azienda grossa la Decathlon, però sono abbastanza della grande distribuzione francese e sono quelli che l'hanno inventata, quindi sicuramente sono capaci. Qualcun altro? Io volevo aggiungere una cosa che esula un po', ma parlando del punto del discorso andare a volte a pesca da soli, mandare il punto GPS di dove siamo, alla moglie, a qualcuno, perché non si sa mai cosa può succedere se siamo da soli, magari si va a pesca, non si sa la posizione dov'è uno a pesca di preciso, e mandare la posizione a qualcheduno, ripeto, alla moglie, all'amico, insomma, fa sempre importante, insomma. Succede mai niente, ma se succede qualcosa sanno dove trovarci, via. Sì, questa è una buona idea, un ottimo consiglio. Grazie, Tommaso. Alessandro. Sì, giusto un piccolo tema, però ho paura di andare un po' fuori tema, scusate. Il gioco... problema, ti blocco io, vai. No, volevo giusto, siccome il cassone risulta essere un compagno fedele ma ingombrante, un buon compromesso, se l'avete individuato, perché esiste un cassone leggendario piccolo della Daiwa che non esiste più in commercio, che è proprio il giusto compromesso, né piccolo né grande. Se avete provato qualcosa, ce n'è uno della Vercelli che è interessante. Questo, giusto questa piccola parentesi. Io non ti posso essere d'aiuto da solo. Più tempo fa ti fece un conto dei chili che ci portano a pesca. Guarda, io ho due borsettine e mi faccio anche 3 chilometri di spiaggia senza problemi. Ho visto gente col cassone più giovane di me che a metà strada comincia a togliersi il cassone e rimetterselo. L'importante, più che il cassone, è il sostegno del cassone, secondo me. Secondo me ci andrebbe uno schienale rigido col cassone. Altrimenti ti ritrovi sto cazzo d'attrezzatura che ti pressa sulla schiena. Io non lo so se 3 chilometri di ingurtoso col cassone li tieni facilmente, senza carrello. La vedo male. Ci vogliono i bastini quelli rigidi, tipo il Breakway, quello è comodo, c'ha il sostegno sotto. Sì. Ci vuole uno spallaccio rigido, in modo che tenga, che vada pressi bene dappertutto, perché altrimenti io il cassone, non, a me non mi fa impazzire, perché poi non lo
dalla roba da metterci dentro appresso, quindi non me ne farei granché. Per portarmi un cassone mezzo vuoto, tanto vale, mi prendo due borsettine, vado con due borsettine, una la metto da qui, una la metto da là e è finito il gioco. Sì, il cassone è che se lo usi mezzo vuoto, però ti può servire da sedia, ti può servire da riparo per la roba da... 300 grammi di seggiolina e poi per riparo c'è l'ombrellone. Sì, ma magari qualcosa che devi riparare, un abbigliamento, tipo portare un keyway, qualcosa, metti il cassone e sei sicuro che sta l'asciutto. Assieme ai foderi delle canne. Ognuno di noi lì, secondo me, per quanto concerne il trasporto, si adatta un po' alle proprie esigenze. Perché io ho visto gente che si porta il carrello, per esempio. Io il carrello non ci penso neanche lontanamente, almeno per il momento ancora no. Poi chissà, con l'avanzare degli anni, quando divento anziano, magari mi serve. Però per il momento non mi faccio un caso del carrello. Portarmi appresso quel baldacchino dietro, no, per carità. Ma cioè, io senti, quando smonto, io in dieci minuti sono già per strada. C'è invece gente che con cui sono andato con carrelli, cassoni, alla fine io ero pronto e mi sono fumato 3 sigarette nell'attesa che finissero di preparare. Sembrava la sagra di Sant'Efisio, insomma. Quindi, no, mi piace essere pratico. E ognuno di noi, però, secondo me, ha la sua strategia. Diciamo che si alleggerisce man mano, secondo me. Almeno io, per esperienza personale, sono partito con carrello, cassone grosso, e sono arrivato al cassone, quello diceva Alessandro della Daiva, quello, diciamo, il beta box, bastino, veramente poca altra roba, insomma. Sono arrivato all'attrezzatura completa fra canne, portacanne, cassone, tutto quello che è, pronto pesca, 35 kg. Quindi io invito anche a chi ci ascolta di fare questo test, di pesare il materiale che si portano a pesca e vedere in realtà quanti chili si portano dietro. Sì, sì. Sandro, ti posso dare un suggerimento, dato che parlavi del cassone piccolo che non fanno più nessuna azienda, l'ha rifatto la Cali Cunnan, io l'ho comprato 2 mesi fa perché non si trovava più, perché Daiwa aveva smesso di farlo, Shakespeare aveva smesso, hanno fatto un modello intermedio che è però grandino e adesso l'hanno rifatto. E le plastiche sono dure come quelle della Shakespeare? Cioè sono... È uno stampo in plastica. No, dico la consistenza della plastica è innegabile, quella della Shakespeare è indistruttibile, veramente. Non è neanche indistruttibile, perché si rompe anche quella della Shakespeare, perché a me io ne ho 3 di cassoni, quindi 2 grandi e si rompono. Io però ho detto che negli altri c'erano delle plastiche non bellissime, cioè spessore del materiale non definitivo, non so se mi spiego. Cioè, sì, non ci interessa il cassone, ma ne ha uno Pietro Acerbi, molto bello, ma penso che in questo momento non riesca a andarci, giusto così. No, io avevo un cassone grande, è stata la mia rovina. Ho cambiato subito. Adesso ho una borsetta, vado con quella e sono a posto. Io ne ho 2 proprio, 2 borsettine. Diverse tra loro con contenuto, però devo dire che effettivamente sono piccole, quindi non mi ingombrano, non le sento addosso, sono leggere, vado dappertutto, mi muovo tranquillamente. Io sto impaccio, ma solo per il volume il cassone mi... molte volte ci sono dei passaggi dove il cassone io lo metto male. No, non mi è mai piaciuto il cassone, l'ho più vista sempre come un po' una cosa da garista, il cassone, dove ci metti dentro ruzzole di tutti i tipi, forme, colori. Ci sono quelli che ci mettono anche i LED, quindi cioè, io a parte sono più grezzo, quindi non, no, anche no. Io vorrei aggiungere giusto una cosa, Marco. Sì. Che ciò che non si deve bagnare, io solitamente lo metto nel fondo dello zaino, chiuso in una busta di nylon, faccio per dire il sacco a pelo, il piumino. Se promette pioggia anche mentre mi sto spostando,
lo chiudo con un nodo proprio in una busta di mondezza senza troppa complicazione, in modo da poterlo aprire e averlo sicuramente asciutto quando mi serve. Sì, io ecco il sacco a pelo, se devo fare la notte, è una cosa che porto, poi non, magari lo uso raramente, però quelle notti dove sei distante dalla macchina, è troppo tardi per spostarti, un paio d'ore ci sta, no, magari lo tolgo fuori, insomma. Però un sacco a pelo piccolino, appeso in una delle due borsette, non pesa niente, non crea problemi, insomma. E poi io il viaggio sotto l'acqua non lo faccio mai. Se sta piovendo aspetto in macchina. Non è che sta piovendo, prendo e parto, se devo andare soprattutto a qualche chilometro dalla macchina, insomma. Però, ripeto, questi sono accorgimenti che ognuno di noi adotta e devono servire a farti stare più tranquillo. Perché alla base di tutto c'è l'andare a pesca sereni, senza troppe seghe mentali, troppe fisime, insomma, troppe preoccupazioni. Se già vai a pesca e ti preoccupi, è già mezzo rovinata quella battuta di pesca. Io la penso in questo modo. Però, ripeto, sono un pescatore anziano ormai, quindi so che mi devo portare pochi piombi, so che non me ne servono tanti, so che cerco di avere lo stretto indispensabile. Questo l'ho sempre detto, io sono molto abbastanza leggero a pesca. Io la cosa che mi pesa di più è l'ombrellone, però per il resto è tutto molto molto leggero. L'ombrellone è pesante, questo sì. Quelli che c'erano prima erano in alluminio e sinceramente erano più leggeri. Questo è ancora pesantuccio, però serve. Quindi lo metto assieme alle canne, me lo carico in spalla, ho le mani libere in genere, in una ho le canne appese e nell'altra ho i picchetti e le esche, quindi sono a posto, insomma. Però questi sono accorgimenti che ognuno di noi affina con l'esperienza, in modo di raggiungere lo spot. Per esempio, prima c'era Alessandro che diceva mi prendo la brandina perché a pesca. io non devo essere ingombrato. Io mi ricordo Giorgio le prime volte quando scendeva dalla macchina, sembrava un marocchino, c'aveva il brandino, c'aveva lo sdraio, c'aveva di tutto. Abbiamo fatto anche delle foto, però non fa così, no. Così no, c'è una seggiolina pieghevole, io che uso, pesa qualche 100 grammi, e poi molte volte manco la uso, però può servire, quello sì, però sempre molto leggeri. Altro? Un altro piccolo consiglio per i piombi, visto che parlavi di piombi, sì. Marsupio, questa è una tecnica che mi hanno... hanno segnato, e ho detto, provo, vediamo se effettivamente è vero. Effettivamente io in macchina mi porto tutti i piombi che ho, mi lascio un bauliera, tolgo via quelli che mi servono, li metto nel marsupio, te lo metti in vita e praticamente non ti pesa nessun secchio, nessun cassone dietro, insomma è comodo, anzi pesi davanti quasi quasi, non ti dico che ti bilanciano il cassone dietro, però insomma te lo fanno sentire meno, quindi è comodo un marsupio classico, proprio un marsupio con i piombi dentro e basta, da mettersi davanti. Ho notato che insomma mi ha svoltato, via, rispetto a tenerli nel cassone i piombi. Sì, 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 sicuramente, sicuramente. Io li metto nelle borsettine, però il marsupio è, secondo me per il trasporto è l'accessorio migliore perché non ti pesa, non senti il peso. Io rinuncio anche alla sacca.
prendo le due pezzi, le monto, prendo il treppiedi perché ho questa cosa e devo pescare con sto treppiedi, e cammino, vado, lascio la sacca in macchina, con i foderi, tutto, evito che si bagnino, che si bagni la sacca, via, solo per il... Ah, no, io sacca non ne uso, anch'io. I foderi magari sì, ma la sacca no. Perché io poi assieme alle canne ci metto anche i picchetti. Quindi, insomma, per evitare che vadano a stretto contatto, magari i foderi li tengo. Però sacca portacanne io non ne uso. Anche quello è un impiccio, secondo me. Penso che anche Pietro Acerbi sia d'accordo, che ogni tanto lo svegliamo, perché se no... Io sempre d'accordo con voi. Altro? Qualche altro consiglio da dare a chi sta ascoltando? Tanto ragazzi, avranno da ridire su tutto, ma noi lo facciamo lo stesso, no? Non ci sono problemi. Ma sai qual è il discorso dei consigli? Nel senso, uno porta ovviamente le proprie esperienze, le condivide, poi ognuno può prendere un pezzetto da uno, un pezzetto dall'altro, provando, diciamo, le varie tipologie, si trova la sua tipologia migliore, insomma. È come il discorso dei cassetti. Te apri il cassetto e ci metti la cosa dentro. Poi lo ritiri fuori, la usi, vedi che per te non funziona, la butti via e lasci spazio al cassetto per altre cose, insomma, e la vedo così. Sapete cosa c'è? Io vedo gente che a pesca si porta di tutto. Secondo me quello dipende un po' dalla, non dico dall'inesperienza, ma dalla paura che manchi qualcosa. Mentre invece una volta che tu ti porti, pensi con tre canne e ti porti quattro mulinelli, sei a posto, insomma. Può anche succedere un incidente di percorso, tipo una parrucca, e anziché star lì a diventare biondo cambi il mulinello. Una volta che tu hai uno o due piombi di riserva, a pesca dovrebbero essere sufficienti, chiaramente delle varie misure, che tu vedi il mare, arrivi lì, più o meno sai che cosa ti serve, se ti servono piombi lisci, se servono i coni, se è prevista una discesa, ti organizzi i piombi in base a quello che sono le condizioni del momento. Non è che ti devi portare tutti i tipi di piombi di tutte le grammature, insomma. Quindi questo nell'organizzazione del bagaglio gioca un ruolo importante l'esperienza, secondo me. Perché se tu sai cosa ti serve, non hai motivo di portarti roba in più. C'è gente che usa addirittura i carrelli elettrici, cioè li caricano, ci mettono sopra l'impossibile, non useranno mai l'80% di quella roba, però se la portano appresso. Io invece quello che porto lo uso, le mie borsettine quando sono a pesca sono vuote, poi si riempiono miracolosamente quando ho smonto. Però questo è la base, cioè ognuno di noi dovrebbe acquisire quella sicurezza, dovrebbe avere dei prodotti affidabili, mulinelli, insomma, canne, perché poi vabbè, c'è gente che va a pescare con più canne, io vado a pescare, mi porto presso tre canne, sono coperto, faccio tutto. C'è gente che pesca con 4-5 canne, però a quel punto il bagaglio cresce, crescono i mulinelli, crescono le canne, crescono i picchetti, anche i picchetti hanno il loro peso, i piombi, cioè devi aggiornare tutto. Però se uno va a pescare con 2-3 canne, il bagaglio, puoi fare chilometri in spiaggia senza problemi di roba che pende da una parte o che pende dall'altra, insomma, se in genere si è abbastanza ben organizzati con 2-3 canne. L'importante è non portare roba superflua, per quello dico il cassone. Il cassone io lo vedo
più, ripeto, più un qualcosa da garista, perché loro portano i terminali pronti, c'hanno le rose, c'hanno tutti i tipi di terminali, c'hanno tutti i tipi di travi, c'hanno diversi mulinelli, c'hanno una marea di bobine con nylon diversi, cioè cambia molto là. Però questo è, fa parte dell'esperienza di ognuno di noi, l'organizzazione del bagaglio. Io meno ne ho e meglio è. Devo avere quelle quattro cose che mi servono di sicuro, una di queste è l'ombrellone, ma per il resto non metto niente di superfluo, quello che ho appreso lo uso, insomma. Qualcun altro? È quasi immorale montare più di due canne, però, quindi si potrebbe ottimizzare il bagaglio già partendo da questo assunto. Tre canne servono, ragazzi. Con tre canne fai tutto. E quando c'è pesce, due sono più che sufficienti. Però con tre canne ti permettono di sondare una area di spiaggia molto vasta, a diverse distanze. Con due canne, se devi esplorare ci metti più tempo, insomma, però tre canne secondo me è l'ideale se le condizioni del mare lo permettono, perché in presenza di alghe con condizioni impegnative due canne sono anche troppe. Stare dietro due canne che si spostano per le alghe, che le zavorre tengono e non tengono, ce ne vuole, bisogna essere allenati per starci dietro. Quindi parliamo di surf, parliamo di pesca a fondo, c'è molta gente che va a pescare, se c'è mare a ovest va a est, si porta 10 canne con il muginetto vivo, le mette lì, ma quello è un palamito, è un altro... È un altro sport, quello. Non è quello che facciamo noi, insomma. Noi siamo quelli che andiamo a ravanare in mezzo alla schiuma, a fianco, a cercare, insomma, un po' diversa la cosa. E lì due, tre canne fa il massimo che può fare. La quarta sarebbe ingestibile. Finito? Di quelli che vanno a pescare dalle rocce con le corde, ne vogliamo parlare? Guarda, il Gissuri subito si illumina perché è un appassionato d'arrampicata, quindi c'è anche quello. Però non ci vado a pesca per ora. Oh sì, ce ne sono, che vanno nelle scogliere a strapiombo con le corde. Sono pazzi furiosi. Io ne conosco alcuni che fanno dei saraghi da paura. Eh sì. Da paura. Canna fissa. Vanno a prenderli a casa loro, quelli. È diverso. Noi li aspettiamo in spiaggia, quelli se li vanno a prendere a casa. Sì, sì. E ce n'è. La pesca ha tante sfaccettature. Ma tante davvero. Il rock fishing, per esempio, è una disciplina molto affine al surf, sotto l'aspetto dei settori, della schiuma, del mare. Anzi, addirittura al rock fishing il mare è ancora più incazzato di quello che andiamo ad affrontare noi in spiaggia. Che non frange. E lì ci sono cose da paura. Quindi, sai, anche lo spinning è una disciplina molto... molto, ha molti punti in comune con surf, infatti ce ne andremo ad occupare, visto che pian piano si sta rinfoltendo gli appassionati di spinning sono già, quelli che sento io sono già abbastanza, insomma. Quindi oggi c'era anche Antonio Alias a pesca, però in spiaggia, perché io Antonio Alias, voi dovete sapere che l'invito glielo mando sempre. E lui mi manda a fare un culo regolarmente e io glielo continuo a mandare. Perché è un amico, perché è un ottimo pescatore, un ottimo lanciatore, grande spinner, quindi poi è un amico soprattutto, quindi
però secondo me, come iniziamo a lavorare con lo spinning, perché è una cosa che faremo, spero quanto prima, appena avrò la scaletta di queste prossime serate di cui parlavo prima, allora inizieremo a mettere anche lo spinning nel calderone. Sono cose, cerchiamo di dare anche lì partire da zero. Uno come me che non capisce nulla, devo sapere perché la canna, quell'azione, quella lunghezza, cos'è il piede, che cazzo serve. Io che parto da zero, deve essere gente in grado di spiegarlo a me. Se lo capisco io, lo capiscono tutti. Proprio perché non sono uno che ha mai cercato neanche di guardare quel mondo da vicino, però mi incuriosisce e mi piace, perché mi piacciono poi tutti i tipi di pesca, insomma. Ragazzi, chiudiamo qui, a posto, siamo vestiti, calzati, siamo riparati dal vento con le tende, con gli ombrelloni, le luci le abbiamo e siamo a posto. Ci vediamo giovedì prossimo e spero di potervi dare notizie proprio in merito a queste scalette di cui parlavo prima, insomma, con appuntamenti sulla biologia, sull'ingegneria portuale, che è una di quelle cose che nessuno ha ancora toccato nel settore della pesca, però almeno per curiosità e sapere perché le spiagge spariscono, dopo che sono state lì senza che indisturbate per qualche milioncino di anni, è una cosa da spiegare, insomma, perché poi si modificano le rotte di pesci, si modificano, per cui andremo ad affrontare tutta un'altra serie di discorsi sotto l'aspetto scientifico, provato, studiato, che al di là della curiosità ci danno anche delle risposte a delle domande le quali noi non sappiamo rispondere. Va bene? Grazie ragazzi, alla prossima. Un abbraccio a tutti.